Enrico Zennaro sarà il randista e timoniere di Supernic a questa 151 miglia, trofeo Cetilar. Che regata è? Che evento è questa 151 miglia? Ma innanzitutto è una bella giornata di sole, a differenza dello scorso anno che a quest'ora pioveva, quindi già partiamo con il sorriso. Nonostante siamo consapevoli sia un'edizione di poco vento, le nostre previsioni non danno più di 10-12 nodi, quindi non sarà velocissima o ventosissima, ma ci divertiremo comunque. L'obiettivo di Supernicca? Ah, è di figurare tra i primissimi in reale e anche in RC, quindi ce la metteremo tutta perché siamo competitivi in entrambe le situazioni. Allora, non vogliamo fare, diciamo, svelare segreti, però da altre barche analoghe alla vostra ci hanno detto che non faranno i turni. Quale sarà invece la scelta di Supernicca? Ma noi al momento siamo organizzati per i turni, dalle 16 della partenza fino alle 8 di sera. Saremo tutti sempre pronti e navigheremo equipaggio pieno. Poi cominceranno turni di 2 ore con un turno on, un turno off e un turno stand by. Bene, quindi una scelta diversa. Secondo te i momenti decisivi quali potrebbero essere, viste anche le condizioni? Ma la solita scelta se dopo la boa di Marina di Pisa fare una rotta più diretta o allungare un po' di più e rimanere sotto costa perché c'è un po' più vento. C'è il rischio però di poi arrivare alti in ley line per la giraglia, quindi è molto delicata questa cosa, sia per non fare strada in più e sia per non arrivare alti. Quindi questa è una prima parte. E poi la solita scelta quanto vicini all'Elba passare nella seconda parte della regata.